Lasciamo gli investigatori a fare il loro lavoro. La famiglia è naturalmente scossa e anche per me come avvocato è molto difficile trattenermi dal dire che cosa penso di persone che fanno un atto simile davanti a una donna e a due bambini piccoli. Adesso la famiglia ha molto bisogno di tranquillità. Tutta l'indignazione dell'avvocato Giacomelli che assiste il collega di partito Francesco Metz. Il consigliere circoscrizionale di Fratelli d'Italia è stato brutalmente aggredito da quattro kosovari ieri sera alle 20 dentro il bar Sara di Via Giulia. Un pestaggio avvenuto davanti alla famiglia. I cittadini stranieri sono entrati nel bar e hanno puntato dritto verso Metz. Prima gli spintoni, poi la vittima è caduta a terra, infine sono arrivati calci, pugni e bottigliate in testa. Mentre gli aggressori urlavano "Qui Kosovo, qui Kosovo". Poi i cittadini stranieri sono scappati lasciando la vittima a terra, persone mai viste prima ed estranee al locale, ha commentato il barista, che si dice amareggiato ed estremamente dispiaciuto per quanto successo. Anche il bar ha subito danni, con sedie e tavoli spaccati. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 per soccorrere il 43enne Metz. Il consigliere della sesta circoscrizione si è poi recato in questura per sporgere denuncia. Spedizione punitiva a sfondo politico, ancora ignote le motivazioni del pestaggio. Sul caso indaga la Digos. Devo dire che in questo, come in tutti i casi a Trieste, la polizia si muove forte, si muove bene e quindi spero come legale della famiglia che arriviamo presto al dunque, perché persone così vanno punite. Solidarietà a Francesco Metz anche dalla deputata e segretaria provinciale di Fratelli d'Italia, Nicole Matteoni. Un atto inaccettabile da parte di tutta Fratelli d'Italia Trieste. Mandiamo un abbraccio sia a Francesco sia alla sua compagna, ai suoi due bambini piccoli che sono stati coinvolti in questa rissa davvero barbara che ha visto coinvolto appunto il nostro consigliere circoscrizionale che nel rione si è sempre distinto per essere presente per difendere il territorio e la propria comunità. Quindi davvero un fatto inaccettabile, lo voglio ribadire, non ci intimorirete e non ci intimoriamo per questi fatti. Quindi continueremo la nostra azione politica senza se e senza ma.